Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e in questo video ti voglio parlare dei difetti degli infissioni PVC. Uno dei principali difetti degli infissi PVC è l'incurvamento del profilato, quindi la deformazione o l'incurvamento del profilo, dovuto principalmente perché il profilo in PVC è un materiale che è debole meccanicamente. In più è anche un materiale con un basso punto di fusione, quindi è un materiale che raggiunge presto il punto in cui si fonde e quindi anche questa caratteristica lo rende più debole, soprattutto se molto esposto ai raggi del sole. Questi problemi fanno sì che il profilo, una volta che si è curvato, ti porta delle gravi conseguenze. Il primo sono gli spifferi, di conseguenza l'isolamento termico, ma anche l'isolamento acustico, dove passa aria, passa anche rumore. E quindi magari tu hai comprato sulla carta un infisso che pensavi avesse delle prestazioni termiche e acustiche molto elevate e invece non si presentano più queste prestazioni. Questo è un difetto che capita più spesso di quanto uno possa immaginare, basta andare a leggere diversi forum che trattano problemi degli infissi, se si fa una ricerca su Google si troverà spesso il problema di incurvamento, di imbarcamento o di deformazione infissi in PVC. Ho letto alcuni articoli a proposito dove alcuni clienti dicevano addirittura che passava una mano all'interno dell'incurvamento del profilo. Ora mi sembra sia veramente eccessivo, ma ti basti pensare che con 1, 2, 3 mm di spazio, che sono, fai quasi fatica a vedere la luce dall'altra parte, passa di ogni a livello energetico e a livello acustico. Tante soluzioni non ce ne sono e la cosa più importante è fare una scelta consapevole inizialmente, quindi quando hai dimensioni troppo grandi l'infisso in PVC è meglio evitarlo, oppure puoi leggere il libro Scegliere gli infissi facili con Stefano Bisacchi, che ti insegnerà tantissime cose importanti sugli infissi, sui pro e sui contro dei materiali, dei vetri e della posa in opera. Così ti metterai a riparo dagli sbagli che purtroppo molti clienti hanno fatto. Se invece ti occorrono nuovi infissi, puoi andare su www.bisacchi.it e iniziare con una consulenza. Ciao e al prossimo video!